Perfetto. Allora, buongiorno. Usiamo la lezione di oggi per vedere. Purtroppo non abbiamo fatto lo scorso anno temi d'esame sulle simulazioni, mentre seriamente stiamo pensando di farli quest'anno. Quindi, anche se dite di no con la testa, più persone mi hanno chiesto di riguardare l'esercitazione 9, quella in cui bisognava aggiungere i turni ai medici di emergency, e quindi proviamo a vederla insieme. Prima di fare questo, devo cospargermi il capo di cenere perché ho fatto una serie di errori. Non voglio entrare nel dettaglio se sono registrato su quello che mi ha detto Fulvio, però. Quindi, cosa che voi non dovete fare all'esame assolutamente. In particolare, l'uso e l'abuso dei metodi statici e delle variabili statici. Questo assolutamente non si fa in Java, non è il giusto stile di programmazione, non è idiomatico, se vi piace la parola, e quindi assolutamente. Quello che si può fare è praticamente trasformare il main, quello che prima era il main, in una funzione con un nome comprensibile, tenere il metodo main, che non fa praticamente nulla, tranne istanziare. Rimettiamo a posto l'indentazione, tranne istanziare se stesso. Quindi il metodo main istanzia crea un'istanza della classe main, quindi e poi, una volta che la classe esiste, a questo punto esegue il metodo che abbiamo appena definito, foobar. Quindi il metodo foobar è quello che fa più o meno tutto e non è statico, perché a questo punto la classe esiste. Così non devono essere statiche queste cose. E il new possiamo metterlo nel main. No, vabbè, possiamo anche. No, scusate, non devono essere statici, non abbiamo ancora il costruttore. Quindi togliamo. Qui abbiamo una marea di errori e warning perché dobbiamo togliere i vari static. Quindi i metodi non sono più statici e il tutto dovrebbe funzionare. Quindi il main non fa nient'altro che istanziare la classe main e poi chiama un metodo che non è più statico. E il tutto si pianta perché non ho ancora fatto partire il database. Facendo partire il database, ho speranze che funzioni.
infatti sta girando normalmente. Allora, il messaggio è: non abusate dei metodi statici, perché in Java non si fa e Fulvio si arrabbia. E vi chiedo scusa per averlo fatto io. Ok, abbiamo rimesso a posto il TSP. Allora, l'esercitazione che ha causato più domande e che proviamo a vedere adesso è l'esercitazione 9, in cui veniva chiesto di prendere il programma di emergency, il simulatore di emergency, e aggiungere i turni dei medici, per cui i medici avevano un inizio e una fine e lavoravano per 8 ore, poi dovevano riposare 16 e non potevano continuare a lavorare senza fermarsi fino alla fine. Quindi ne approfittiamo anche per correggere un errore che c'era nel simulatore. Allora, simulation emergency. Questo era il vecchio programma. Allora, innanzitutto, se abbiamo i medici che iniziano e finiscono i turni, dobbiamo inserire dei nuovi eventi. Quindi prendiamo la classe eventi e a questo punto abbiamo dei nuovi eventi. I nuovi eventi sono... non abbiamo in realtà più doctor available come evento. No, questo lo togliamo. Abbiamo dottore inizia il turno e dottore finisce il turno. Poi un problema che c'era era che quando un paziente, diciamo, moriva sotto i ferri, il dottore comunque continuava a curarlo fino alla fine del suo turno, il che è palesemente insensato, perché se un dottore sta curando un paziente, questo paziente poverino non ce la fa, il dottore immediatamente viene liberato e si può dedicare ad altri. Quindi invece, oltre a il paziente arriva e il paziente si riprende, diciamo che il paziente può riprendersi completamente e il paziente fuori pericolo. Quindi in realtà aumentiamo il numero di eventi e abbiamo, quindi, paziente arriva, paziente fuori pericolo, paziente completamente guarito, paziente morto e il dottore che inizia il turno e finisce il turno. Ha senso anche legare al paziente l'indicazione di qual è il dottore che lo sta curando in quel momento, perché questo ci serve per poter liberare quel dottore quando succede qualcosa al paziente. Noi non abbiamo più un evento generico che mi dice il dottore tal dei tali viene liberato, ma abbiamo il paziente che muore o il paziente che guarisce completamente e in quel momento io libero il dottore. Quindi sotto i ferri di, e qui mi serve la classe dottore, e a questo punto mettiamo anche setter e getter. Ok, quindi getter set treated by. Poi nella classe dottore quello che dobbiamo mettere e aggiungere è se il dottore è nel turno, quindi se è attivo in quel momento. E quindi il dottore invece è qui, available c'è già, diciamo working. Quindi se il paziente sta lavorando oppure no. Quindi se è in un turno in cui è attivo, e a questo punto dobbiamo anche gestirlo chiaramente, quindi direi che ci serve un
un qualcosa per sapere se sta lavorando. Ci serve? Forse sì, forse no. Boh, intanto mettiamo. Quindi is working, che semplicemente restituisce. I tasti sono diversi dal Mac. Restituisce working. Poi a questo punto invece abbiamo bisogno di qualcosa per dire che il dottore inizia il suo turno e il dottore finisce il suo turno, quindi start shift e sarà un working true e poi avrò end shift. Working false. Ah, boolean, scusate, void. Quindi inizia il turno, finisce il turno e poi mi chiedo se sta lavorando. E un'altra cosa che devo modificare è no, non è qui. Dove l'avevo messa? Vabbè, andiamo a vedere la classe effettivamente dell'ospedale e tutte le modifiche che dobbiamo fare. Allora, beh, sicuramente dovremmo gestire gli eventi, i nuovi eventi. Quindi iniziamo a segnarcelo. Doctor start shift. End shift. Ok, e questi senz'altro bisogna ancora farli. Poi il paziente arriva, non dovrebbe avere nessuna cosa che va modificata, perché semplicemente io mi segno che il paziente morirà in base a quanto è la sua gravità quando, nel momento in cui arriva. Recovery non esiste più perché abbiamo detto che il paziente o si riprende completamente o è fuori pericolo. Quindi vediamo un po'. Paziente full recovery. Out of danger. Allora, vediamo che cosa succede. Allora, quando il paziente si riprende completamente, cosa devo fare? Beh, posso dire, uso questo codice qui fondamentalmente. E quindi controllo che il paziente non fosse morto, perché ricordate che quando uno scrive un simulatore, gli eventi non si possono, o comunque è decisamente difficile togliere gli eventi dalla coda. Quindi molto spesso la cosa più semplice da fare è gestire degli eventi spuri. Quindi, ad esempio, io ho l'evento che il paziente si riprende, viene curato, quando in realtà il paziente risulta già essere morto, perché semplicemente la cosa importante è l'ordine con cui avvengono gli eventi. Oppure io ho che il paziente muore quando in realtà il paziente è già guarito e devo comunque essere in grado di ignorare alcuni eventi se ormai sono stati sovrascritti da altre cose che sono successe. Quindi il paziente si recupera completamente, è vero se il paziente non è morto. In questo caso safe white, ok, quindi me lo segno che si è ripreso e devo liberare il suo medico. Ricordate che adesso il paziente ha all'interno il suo qual è il medico che in quel momento lo sta curando. Quindi quello che devo fare è segnare che quel medico lì può tornare a essere libero. Quindi end treatment. La funzione è questa e devo passargli il dottore,
Giusto, il dottore giusto lo trovo, però mi è più comodo avere una variabile paziente. Ok, quindi a questo punto prendiamoci la variabile paziente. Che qui basta che scriviamo P. 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 Adesso qual è il dottore che deve finire il trattamento? Il dottore che deve finire il trattamento è P. Punto, get treated by, e questo dottore qui me lo devo segnare come libero. Paziente fuori pericolo. Paziente fuori pericolo, direi che posso mettere il paziente. Potrei segnarmi qui che il paziente a questo punto è safe. E poi quando effettivamente si recupera, e quando è totalmente recuperato, a quel momento libero il dottore. Quando il paziente è morto, quando il paziente è morto io devo fare, qui però mi serve anche questo. Se io ho un evento paziente morto, dovrò, se è ancora sotto i ferri, cioè se è ancora ferito, scusate, allora lo segno come morto. E libero il dottore che lo stava curando. Se c'è un dottore che lo stava curando, perché magari non c'è nessuno che lo stava curando, magari questo poveraccio era ancora in lista d'attesa. Quindi se treated by diverso da null, allora lo posso liberare il dottore. E quindi il dottore torna libero e io potrò utilizzare il dottore per fare qualche altra cosa. Poi, doctor available in realtà non ce l'ho più, perché l'end treatment è incluso quando il paziente muore o quando il paziente è fuori pericolo. Quindi non avrò neanche l'evento. Qui l'evento che avrò qui quando il paziente full recovery, e quello che ho qui è out of danger. Qui sono nella funzione in cui sto decidendo chi è che cura il dottore, quindi vedo se è possibile curare un paziente. Se è possibile curare un paziente, devo segnarmi che quel paziente è curato da quel dottore, in modo che poi quando il paziente si riprenderà o finirà o morirà o guarirà completamente, a quel momento io posso liberare quel dottore in particolare. Quindi Dr. MD start treatment, e qui devo anche dire che il paziente, qual è il paziente? P set treated by da questo paziente qui, da questo dottore qui.
Quindi se io trovo un dottore che può curare un certo paziente, allora io segno che quel dottore è occupato e che quel paziente è curato da quel dottore, in modo che poi quando avrò l'evento sul paziente sarò in grado di liberare effettivamente il dottore. Adesso, una cosa che avevo notato che mi infastidiva è che i pazienti sono plurali e i dottori singolari. Quindi mettiamoli plurali anche i dottori. Ok. Pazienti dottori. Iniziamo ad avere qualcosa, non abbiamo ancora i turni, però già così dovremmo vedere qualcosa come funzionamento, che vuol dire che probabilmente si pianterà il programma, vediamo. Ovviamente. Qual è l'eccezione che ho qui? Null pointer. Perché non gli va bene. Allora, fare debug qui è bruttissimo. L'evento E mi dice che il paziente si è completamente ripreso. E il dato è 0. Perché? Una mezza idea. Perché il vecchio evento, non avevo finito di cambiarlo. Allora, quando io mi metto a curare un paziente, vedete, qui gli dicevo che il medico era libero e gli passavo qual era l'indice del medico. In realtà qui non gli sto passando l'indice del medico, ma gli dovrei passare l'indice del paziente. Questo è, diciamo, l'effetto della brutta programmazione, perché il dato di questa classe è un numero, un intero, e quindi io non posso fare nessun type checking statico. Quindi in questo caso qui, questo è quello che io pago per aver scritto una cosa in fretta e sporca. Quello che avrei dovuto fare probabilmente e dire qual è il tipo del dato, e quindi qui me ne sarei accorto perché gli stavo passando un medico invece di un paziente. Opla. Ma noi gli passiamo un paziente e questo potrebbe, se non altro abbiamo spostato in avanti il problema. Allora, io ho il problema qui perché
un paziente. Come faccio a chiuderlo? Ok. Quindi il paziente risulta morto e non controllo se era sotto. Può essere recuperare completamente una persona che non ha un. Get. Read. Bye. Questo non capita più. Ok. Allora, cerchiamo di riguardare che cosa succede con l'ospedale. Allora, quando il paziente inizia il trattamento, io segno che in un certo momento finirà fuori pericolo e in un certo momento sarà completamente recuperato e sarà completamente guarito. In tutto questo io ho un terzo evento nella coda che mi dice già quando il paziente morirà. Quindi ho questi tre eventi nella coda. Allora, quando il paziente muore, io devo vedere se è ancora ferito, e quindi non è ancora fuori pericolo, lo segno morto, e se era curato da qualcuno, segno che quel medico lì a questo momento è libero. Quando il paziente è fuori pericolo, io segno che diventa safe white, se il paziente non è morto, perché se nel frattempo il paziente era morto, anche se diventa fuori pericolo, io ho l'evento comunque che mi sta arrivando per il paziente fuori pericolo, e quindi in realtà questo if ce l'ho anche qui. Quindi se il paziente è fuori, se il paziente non è morto, allora lo segno come guarito e non faccio nulla col medico perché il medico lo sta ancora curando. Quando il paziente viene guarito completamente, di nuovo, se non è morto, allora se è curato da qualcuno lo segno come. Ma in realtà questo potrebbe non servire, perché se il paziente non è morto e recupera completamente, c'è sicuramente un medico che lo sta curando in quel momento. Comunque, a questo punto mi segno che è finito il trattamento e libero il medico e vado avanti. Ok. Con questo abbiamo semplicemente ridotto il baco che c'era nella precedente versione, ed era il problema che il paziente, quando era sotto i ferri, lasciava le penne, il medico continuava comunque ad occuparsi di lui fino alla fine dell'ora o di quel tempo che ci metteva per farlo. Per finire il trattamento. Sì?
Vediamo quanti medici abbiamo qui. Abbiamo soltanto House. Così abbiamo 1287 morti con un unico dottore. Oh, bella. Non me lo ricordo. Erano di più o di meno? Non lo so. Oh, d'accordo. Dovrebbero essere di meno comunque. Perché adesso i medici riescono a liberarsi prima e quindi a salvare più persone, diciamo. Effettivamente potevo controllarlo. Va bene. Allora, abbiamo fatto questo. Dobbiamo gestire gli eventi del dottore che inizia il turno e dottore che finisce il turno. Questo ci porta dietro in realtà una piccola complicazione, perché la vediamo quando lo scriviamo. Allora, io ho il dottore che inizia il turno, quindi posso immaginarmi che il dottore avrà il numero del dottore sarà nel dato dell'evento, quindi stampo qualcosa per farmi capire. Ok, quindi il dottore inizia il turno e mi fondamentalmente devo dire che quel dottore inizia il lavoro, quindi doctors get data punto start shift, e devo schedulare l'evento di quando il dottore finirà il turno. E quindi ad event, come si chiama? Ad event. E questo l'evento sarà il tempo attuale più quanto duravano i turni? 8 ore. Quindi più 8 per 60 e sono 8 minuti per 60 per 1000 perché sono millisecondi. Va bene. Come? Più 8, sì, certo. Grazie. Poi il dottore che finisce il turno e deve essere lo stesso dottore, e quindi ok, e poi stampo che il dottore l'ha fatto, e quando il dottore finisce il turno quello che io devo fare è una cosa analoga, però il dottore finisce il turno, deve riposare 16 ore e avrò il la partenza del turno fra 16 ore. Quindi in questo modo fra 16 ore ricomincia a lavorare il dottore e qui mi segno che il dottore ha finito. Qual è il problema di un approccio di questo tipo? Che io non posso fare la mia simulazione e andare avanti con la mia simulazione fino a che ci sono eventi, perché gli eventi continuano a essere generati e rigenerati. Quindi ho bisogno di un altro modo per interrompere la mia simulazione.
perché se vado avanti finché ci sono eventi, i dottori continuano a iniziare e finire il turno, iniziare e finire il turno, e quindi in realtà io ho bisogno di qualche altro sistema per finire la simulazione. Quale può essere un sistema per finire la simulazione? Uno è quello di segnare un tempo massimo. Potrebbe essere. Se vi viene in mente qualche altro sistema per sapere che la simulazione è finita, ditemi. Allora, questo qui, more events, funzionerà sempre. Diciamo che... Che cosa può restituire, quello che mi può far controllare se la simulazione è finita? Idee? Allora, ovviamente posso dire metto un tempo. Per cui io inizio a dire che i miei dottori, il dottor House, inizia i suoi turni al tempo zero, che è il 1 gennaio del 1970, la simulazione finisce il 31 dicembre del 2048, in mezzo ovviamente farò tutti gli eventi delle persone. Però questo fa sì che io da un lato simuli una quantità di tempo spaventoso all'inizio e poi tendenzialmente anche una quantità di tempo dopo. Allora, una cosa che mi è venuta in mente parlando adesso, quindi probabilmente potrebbe essere assolutamente sciocca, è controllare che io sia riuscito a, fra virgolette, processare effettivamente tutti gli utenti che sono entrati nel sistema. Quindi in realtà dei dottori non me ne importa niente, però tutte le volte che arriva un paziente io aumento un contatore, e quando questo paziente o guarisce o muore, io diminuisco il contatore. Quando il numero di pazienti è zero, vuol dire che tutti io so il destino di tutti i pazienti. E questo potrebbe dire che la simulazione è finita, anche se i dottori continuano a iniziare e finire i loro turni. Però sono pronto a usare altre idee. Allora, contatore. Quindi quando io creo il mio contatore lo metto a zero, meglio farlo in modo esplicito, anche se poi quando un paziente arriva, io devo considerare il mio contatore, incrementarlo, e devo decrementare il contatore in quali occasioni? Quando il paziente... Sì? Ripeto la tua domanda perché chi ascolta la lezione registrata non l'ha sentita. Se facessi il controllo direttamente sulla waiting list. Il problema è che io non... Sì. Potrei fare il controllo sulla waiting list... Effettivamente è esattamente come farlo con questo counter qui, il che vuol dire che il 1 gennaio 1970 il sistema finisce perché la waiting list è vuota e counter è zero. Quindi counter non funziona scritto così, a meno che non sia inizializzato dall'esterno.
per cui io dall'esterno ti devo dire guarda che ti arriveranno tot pazienti, e poi tutte le volte che tu sai il destino di uno di questi pazienti diminuisci i counter. Quando alla fine counter sarà zero, la simulazione è completa. Controllare la waiting list non funziona perché magari in quel momento la waiting list è vuota, però fra un'ora arriverà una massa di gente, e quindi controllare la waiting list non funziona. Controllare la waiting list è esattamente come controllare counter, quindi era un'idea sciocca effettivamente. Quindi counter possiamo lasciarlo però con un altro significato. Set counter o get counter, mettiamole tutte e due. Setter e getter. A questo punto add event, more event, simulation ends, questa qui la togliamo, e counter effettivamente lo diminuiamo, quindi quando arriva un paziente non lo aumentiamo, però lo diminuiamo quando sappiamo il destino di un paziente. Quindi quando un paziente si riprende e guarisce e io diminuisco counter, occhio che lo faccio qui, ovvero sia dopo che ho controllato che il paziente non sia già morto, perché se il paziente è già morto quello è un evento spurio, non posso diminuire counter. Quindi se il paziente si riprende o se il paziente muore, ma di nuovo se l'evento non è spurio. Quindi in uno di questi due casi il paziente io so che fine fa, e quindi posso diminuire counter. E a questo punto dall'esterno io posso fare la mia simulazione nel main, non andrà più avanti finché ho eventi, ma finché getCounter sarà maggiore di 0. E quello che devo fare all'inizio è mettere counter nel modo giusto. Vediamo un po', se io metto counter uguale a 2 e provo a eseguire, la simulazione dovrebbe finire quando io so il destino di due pazienti. Allora, vediamo se è vero. Beh sì, perché Kirkbrain recupera, JBrush recupera, prima ho soltanto persone che arrivano, e al secondo paziente che si riprende io interrompo la simulazione, perché gli ho chiesto simula finché non sa il destino di due persone. Quando io so il destino di quattro persone, la simulazione si interrompe. Ricordate che questo succede, ma è sempre nello stesso evento. Cioè, nello stesso evento, questo si riprende, il dottore si libera e io assegno questa persona al dottor House, genero gli altri due eventi e il tutto. A quel punto ritorno nel main. Nel main so che ho definito il destino di quelle due persone e il tutto finisce. Allora, quanti sono i pazienti? Beh, io so, ho una mappa di pazienti e quindi probabilmente sono questi i pazienti.
vediamo se il tutto funziona. Vi ricordate le vecchie statistiche, dovrebbero essere uguali. (1287) era questa nell'ultima simulazione. Ok, abbiamo soltanto cambiato la condizione di terminazione. Non abbiamo ancora pensato ai pazienti che iniziano il turno e finiscono il turno. Allora, add doctor potrebbe anche essere, mettiamolo qui, hospital, aggiungi un evento, diciamo che partiamo dal 1 gennaio 1970, il tipo dell'evento è event enum ed è che il dottore inizia il suo turno ed è il dottore 0. Qui però dov'è? L'ho perso. Controlliamo che funzioni con due pazienti. Dovrei avere tutta una serie di eventi di house che inizia e finisce il suo turno dal 1 gennaio 1970 fino a effettivamente quello che succede nel 91. Quindi un'enormità di eventi con house che inizia il turno e poi 8 ore dopo lo finisce e poi 16 ore dopo lo ricomincerà. A questo punto arrivano le persone, per fortuna siamo in un momento in cui lui era al lavoro e ce l'abbiamo fatta e cura tutti quanti. Quindi rimettiamo questo qui e tutto ciò è molto brutto, ma adesso i dottori lavorano tutti quanti nelle stesse, ovviamente dobbiamo aspettare di arrivare nei momenti giusti e vediamo il numero di morti è 498. Però se noi provassimo ad esempio a fare in modo che i dottori si alternino come turni, quindi dottor House inizia a mezzanotte, questo inizierà alle 4 per 60 per 60 per 1000. Questo inizierà alle 8. Questo inizierà alle 12. Ok, ricordatevi come erano le statistiche, 498. Arriviamo al momento del 91. 498. Ma certo, perché io non ho modificato la funzione in cui controllo se posso assegnare un dottore, quindi secondo me io assegno i dottori anche se i dottori non sono working in quel momento. Allora, dov'è che io assegno i dottori? Nella funzione
find available doctor, ecco qui, e io mi chiedo soltanto se il dottore è available, quindi se è available ma è fuori dal turno vado, lo sveglio e lo uso, quindi in realtà questo non va perché devo controllare anche se è al lavoro, quindi se è nel mezzo del suo turno. Sì. No, available mi dice se il dottore sta curando qualcuno e quindi se è disponibile per curare qualcuno. Noi non abbiamo più l'evento dottore disponibile legato al dottore, però noi sappiamo che noi abbiamo l'evento paziente recupera completamente e paziente muore, e poi in quell'evento lì cambiamo lo stato del dottore. Quindi in realtà noi non abbiamo un evento perché il dottore è disponibile. Noi, il dottore diventa disponibile quando abbiamo un evento sul paziente. Quindi il dottore ha lo stato disponibile oppure no. E questo stato viene messo non disponibile quando inizia a curare qualcuno e viene reso di nuovo disponibile quando il dottore smette di curare quella persona, o perché è guarita o perché è morta. Il dottore ha comunque il booleano available, e il booleano available viene settato quando lui inizia a curare qualcuno, non diventa più available, e quando lui smette di curare qualcuno viene rimesso available nuovamente. Il fatto che noi non abbiamo più l'evento sul dottore, però abbiamo l'evento sulla persona, perché quando la persona si recupera completamente, si riprende completamente, noi andiamo a segnare che il dottore che l'aveva in cura torna disponibile. La ragione per cui ho tolto l'evento dottore disponibile è perché il dottore diventa disponibile in due casi. Quindi o io dovevo far partire, non avrei saputo più come gestirlo, perché quando il dottore diventa disponibile o perché il paziente guarisce o perché il paziente muore. Io riesco a gestire questo, però non so come fare con il secondo evento dottore disponibile. Non avrei saputo come sapere che era un evento dottore disponibile che da ignorare, perché il dottore disponibile ha soltanto il dottore dentro. Adesso se vediamo ok, e il numero di morti è significativamente più alto. A questo punto andiamo nel main, vi ricordate quanti sono? Allora segniamocelo. Uno, tre, uno, nove. Mentre se noi mettiamo House e Wilson, che si alternano in modo un po' più ragionevole, sono di più o di meno? Di più, perché evidentemente arrivano nel momento sbagliato, d'accordo. Però comunque sono diversi, che è la cosa importante, che vuol dire che tutto sta funzionando. Poi per una botta di fortuna in questo modo i dottori lavorano proprio quando arrivano i pazienti. Quindi se qui mettiamo 8, 16, come può essere? 4, 8, 12. Per cercare di coprire le varie cose e
arriviamo a questi numeri qui assolutamente spropositati, va bene, però questa dovrebbe essere l'idea. Controlliamo che vedete che effettivamente iniziano e finiscono i turni scalati di 4 ore, come erano in partenza. E poi, vabbè, dipende dalla fortuna, da quando li facciamo iniziare, eccetera. Ci sono domande su questo? Nessuna. C'è qualche domanda, qualcosa che volete vedere nell'ultima mezz'ora? Qualche argomento che vi ha divertito particolarmente? La domanda è se noi abbiamo gestito il problema in cui lui finisce il turno ma sta lavorando. Sì, implicitamente sì, perché io ho l'evento che lui finisce il turno e semplicemente cambio il flag in cui dice che il dottore non è più working. Per cui quando tornerà available, perché la persona che era sotto i ferri esce o in un modo o nell'altro, lui a quel momento lì non verrà ripescato perché non è più working. E bisogna, l'abbiamo gestito perché noi stiamo usando due flag. Abbiamo bisogno di due flag per il dottore, uno che ci dice se è durante il suo turno di lavoro e uno che ci dice se è occupato. Però il fatto che lui quando finisce il turno stiamo già registrando l'evento in cui finirà il turno. Esatto, quando iniziamo il turno, quando lui inizia il turno schedula l'evento in cui che dice quando lo finirà. Continua a trattarlo. No, non lo cambiamo. Allora, non trattiamo il fine turno come spurio, perché lui in quel momento segniamo che ha finito il turno e che inizierà un turno nuovo fra 16 ore. Però lui continua a curare, come se il dottore si fermasse un attimo, timbrasse il cartellino e poi tornasse a finire di curare il paziente. Perché abbiamo... L'unico effetto del flag working è che quando ci servirà un medico, quindi quando lui finirà di curare il paziente, tornerà available, però il flag working è falso. E quindi quando noi andiamo a cercare un dottore, lui sarà sì available perché non sta curando più nessuno, però non può essere preso perché il suo turno è finito. Quindi lo facciamo una cosa ragionevole implicitamente, non abbiamo bisogno di gestirla come caso particolare. A volte non sono 16 ore di riposo, ecco, perché magari la prima delle 16 ore di riposo la passa ancora curando un paziente. Però riprenderà a lavorare 16 ore dopo aver, diciamo, timbrato il cartellino per aver finito. Quindi osservazioni, specialmente sulle simulazioni c'è un grande bilanciamento fra la quantità di tempo che io passo a scrivere il codice e quanto poi riesco ad evitare errori. Diciamo che se uno scrive tutto il codice in modo molto molto sporco, il problema è che se per caso ha sbagliato qualcosa passerà ore e ore facendo debug. Se no, mette in conto dall'inizio, ci mette un po' più di tempo, lo fa un po' più pulito, decisamente più pulito di come io lo sto facendo. Ad esempio,
Noi abbiamo questo intero che è il dato dell'evento, che a volte sta a indicare l'indice dei dottori, a volte sta a indicare l'indice all'interno dei pazienti, che onestamente è molto poco Java. Sarebbe meglio avere una classe persona, attaccare all'evento la persona, poi il paziente è una persona, il dottore è una persona, e negli eventi io vado a recuperarmi. Vado a fare il cast, vado a recuperarmi l'uno o l'altro. Questo sarebbe probabilmente più pulito e probabilmente mi accorgerei degli errori già scrivendo, o comunque in fase di compilazione, non avrei questi blocchi all'improvviso. Ricordatevi, e questo è bello che lo registri, non usate tutti i metodi static, se no io passo dei guai. Quindi mi raccomando, no, static brutto, non fatelo. Perché poi sono io che ve l'ho detto. Domande? Cosa vorreste come esame? Aspettate che vado, spengo e così chi non è qui.